1133. Nasce il re Enrico II, il primo re Plantageneto d'Inghilterra. 1461. Guerra delle Rose. Il re di Lancaster, Enrico VI, viene deposto da suo cugino yorkista, che poi divenne re Edoardo IV. 1824. Inizia la prima guerra anglo-birmana. Gli inglesi dichiararono ufficialmente guerra alla Birmania. 1850. Viene aperto il ponte Britannia di Robert Stephenson, che collegava Bangor, nel Galles, all'isola di Anglesey. Il ponte fu distrutto da un incendio il 23 maggio 1970. 1857. James Townsend. Seward, alias Jim the Penman, il più famoso falsario della sua epoca, viene condannato per falsificazione di assegni. 1900. Al governo britannico vengono offerte proposte di pace per porre fine alla guerra boera, tutte respinte. 1936. L'aereo da caccia britannico Spitfire effettua il suo primo volo di prova da Hestley Southampton, alimentato da un motore Rolls-Royce Merlin. 1943. Avviene il primo volo del jet Gloster Meteor. È stato il primo jet da combattimento britannico e il primo jet operativo degli alleati. 1946. Il primo ministro Winston Churchill conia l'espressione la cortina di ferro per indicare divisione tra l'Europa orientale e quella occidentale. 1948. Nasce Ellen Page, cantante e attrice. Il suo debutto è stato nella produzione del 1968 di Hair. Ha interpretato Eva Peron nella prima produzione di Evita nel 1978, che le è valsa il Laurence Olivier Award per la performance dell'anno in un musical. 1966. Il volo Boeing 911 della British Overseas Airways Corporation si disintegra e si schianta sul Monte Fuji, in Giappone, uccidendo tutti i 113 passeggeri e 11 membri dell'equipaggio. 1977. Muore all'età di 27 anni Thomas Tom Price, pilota britannico e unico pilota gallese ad aver vinto una gara di Formula 1. 2002. 39 parlamentari chiedono al primo ministro Tony Blair di non sostenere l'azione militare in Iraq.